era rimasto quasi solo lui, Urano, a non essere ancora comparso in banda X. O meglio, non se ne erano ancora accorti gli astronomi che ne avevano raccolto i fotoni a questa frequenza con il telescopio spaziale Chandra della NASA. Due volte, la prima nel 2002, la seconda 15 anni dopo, nel 2017. Urano è il settimo pianeta per distanza dal Sole, è un gigante ghiacciato composto prevalentemente di idrogeno ed elio e con due serie di anelli attorno all'equatore. La sua particolarità? È l'unico pianeta a rotolare lungo la propria orbita, ad avere cioè l'asse di rotazione parallelo al piano dell'orbita. Le due osservazioni, analizzate e pubblicate nel Journal of Geophysical Research, mostrano una prima emissione diffusa, questa in rosa, risalente al 2002, e una seconda, nel 2017, più puntuale, visibile nel polo di sinistra. Ma cosa fa brillare Urano in banda X? Principalmente il Sole. Come già osservato in Giove e Saturno, anche Urano potrebbe disperdere la luce X emessa dalla nostra stella in modo simile a quello in cui l'atmosfera terrestre diffonde la luce del Sole colorando il cielo di blu. Oltre a questo fenomeno, però, che spiegherebbe l'emissione diffusa, i picchi evidenziati ai poli dalla High Resolution Camera di Chandra indicano che occorra ricercare anche una seconda causa. Una prima possibilità è che gli anelli di Urano producano raggi X, come avviene anche negli anelli di Saturno, grazie all'interazione fra le particelle energetiche presenti nello spazio attorno al pianeta con il materiale di cui sono composti gli anelli. Ma è anche possibile che almeno alcuni dei raggi X provengano dalle aurore, già osservate su questo pianeta ad altre lunghezze d'onda. L'inusuale disallineamento fra l'asse di rotazione e l'asse magnetico, unico in tutto il sistema solare, potrebbe infatti complicare l'interazione fra la magnetosfera e il vento solare e generare delle aurore altamente variabili e complesse. Per capire quale delle due ipotesi sia quella corretta servono nuove osservazioni, così da ridurre il rumore e l'errore nei conteggi dei fotoni X che costituiscono il principale limite delle prime rilevazioni di Chandra.